alcune comunicazioni. Allora, come sapete, mi è stata inviata l'ordinanza di chiusura di 2 giorni della scuola. Ora rimangono in quarantena 2 classi della primaria, la seconda e la quarta, che la quarantena scade domani e lunedì, e quindi potranno rientrare questi alunni delle 2 classi. Poi, sinteticamente, volevo informare il Consiglio dei lavori di progettazione che stiamo avviando con non poche difficoltà. Allora, la messa in sicurezza delle strade. Per quanto riguarda gli asfalti, sulla comunale di Telecco, su via Arzani e su via Boschetto, gli asfalti. E anche vediamo quanto costano, 5 o 6 attraversamenti stradali che attraversano gli abitati, la provinciale per Caldirolo e la provinciale per Montacuto. Poi anche 100.000 euro di messa in sicurezza, diciamo, l'edificio municipale con le cantine, 4 cantine dell'edificio municipale, poi l'ex teatro sociale, la messa in sicurezza e una parte dei lavori che rimarranno per la società di mutuo soccorso che oramai, come sapete, da alcuni anni è di proprietà del comune. Stiamo vedendo anche per l'incarico e la progettazione del finanziamento ottenuto di 70.000 euro per il completamento della difesa spondale sul torrente Curone. Poi invece le progettazioni per quanto riguarda la messa in sicurezza del ponte che attraversa il Curone, è già venuto il professor Anselmo, anche se non c'è un incarico definitivo, per vedere cosa produrre. E poi abbiamo anche il problema dell'edificio scolastico, che dobbiamo progettare la vulnerabilità sismica che ci è stato chiesto sia dal responsabile della sicurezza dell'edificio che del dirigente scolastico. Poi, videosorveglianza. Con difficoltà siamo arrivati che dovrebbe funzionare, cioè le postazioni, tutte le 4 postazioni sono funzionanti. Dobbiamo effettuare i collegamenti con il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell'Interno. Dobbiamo ancora posizionare anche la cartellonistica, la segnaletica, che il comune è videosorvegliato. L'impianto funziona, è venuto anche il capitano dei carabinieri a vederlo, le targhe si leggono benissimo, anche quello di notte, e quindi andiamo avanti. Poi, efficientamente energetico per il municipio. Ricorderete che abbiamo dovuto sostenere una causa al TAR Piemonte per quanto riguarda la ditta che si era aggiudicata i lavori. Il TAR ha dato pienamente ragione a noi, abbiamo avviato la pratica in regione per spostare i termini di fine lavori. È arrivata ieri la comunicazione della regione che ci dà tempo fino al 10 dicembre per ultimare i lavori. Speriamo, solleciteremo ancora il RUP Bocca per l'assegnazione dei lavori. Poi velocemente, c'è la possibilità di avere un distributore automatico per l'acqua potabile. Stiamo vedendo con Gestione Acque come avviare questa installazione. Poi anche per i problemi della ex Comunità Montana, sembrerebbe sbloccata la situazione dell'adeguamento PAI, che è propedeutico ad eventuali varianti al piano regolatore intercomunale. Il PAI è la sigla del piano di assestamento idrogeologico. E anche stiamo lavorando un po' insieme ad altri 5 comuni per vedere il problema della metanizzazione, dell'impianto di metanizzazione della comunità montana. Finito questo consiglio, dovremo approvare come giunta il bando per le aree interne per i contributi delle attività economiche, sia commerciali che artigianali. Poi, è una notizia di questa mattina, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha finanziato il tetto della Chiesa della Trinità, una parte, di 25.000 euro.
sappiamo che una parte ce la metteranno i confratelli della congregazione, della Trinità della confraternita, certo, e speriamo di andare avanti. Comunque è importante perché il tetto ha seri problemi. Poi, niente, informo il consiglio che c'è un bando aperto del Gala sulla sentieristica che scade a metà di giugno. Se qualcuno ha delle idee, si faccia sentire. E stiamo anche preparando la documentazione per un bando del Ministero degli Interni per la scuola materna. Poi, passiamo al punto 2. Approvazione programma triennale lavori pubblici per il triennio 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori da realizzare. Qui non si è più inserito nessuno, eh. Allora, noi ripetiamo quelli che c'erano lo scorso anno per il 2021 e in più i lavori importanti sono l'adeguamento sismico di 629.000 euro dell'edificio scolastico, abbiamo fatto una richiesta di una progettazione per rigenerazione urbana del centro storico e anche per anche la progettazione e la messa in sicurezza dell'edificio scolastico. Poi abbiamo anche del finanziamento della difesa spondale del torrente Curone, ho accennato, stiamo facendo la progettazione, come anche l'investimento di 81 milioni della messa in sicurezza del patrimonio pubblico del comune. Niente, come giunta proporremmo di inserire anche l'acquisto della casa del principe, se riusciamo quest'anno, un'area servizio chiamato anche parcheggio, per il centro storico.